rendere il desiderabile possibile, superare la solitudine avvertita dai cittadini e ricostruire insieme il futuro. A 20 mesi dagli eventi sismici del 2016 le Marche non si arrendono e mentre la terra in queste ultime ore ha continuato a tremare, ieri con magnitudo 3.1 nel maceratese, ad Ascoli Piceno un incontro promosso dalla diocesi mette insieme sindaci, commissario straordinario del governo, giornalisti e cittadini. La lentezza burocratica, le incertezze politiche di questo momento, un po' anche la confusione che regna, le tante voci che si accavallano spesso possono generare un senso di smarrimento. La burocrazia non può rendere un favore ciò che invece è un diritto, ha ribadito il Vescovo, mentre i sindaci hanno denunciato nuove difficoltà. È una sfiducia che spesso nasce dalla inadeguatezza del sistema pubblico ad affrontare con la giusta concretezza il grande problema della ricostruzione. Io in questo momento ho la necessità di riaprire 14 zone rosse e non riesco ad avere la sovrintendenza che mi venga lì a vedere queste aree e soprattutto mi faccia demolire per riaprire zone rosse dove ci sono cittadini che comunque vogliono presentare i progetti e andare avanti nel processo ricostruttivo. Il ruolo dell'occhio vigile dei media, e io credo che ci voglia la severità di giudicare e controllare i comportamenti delle istituzioni, come nel caso mio che prendono le decisioni, e dall'altra parte quello di discutere. Noi abbiamo bisogno di discutere del futuro di queste nostre montagne, di cosa vogliamo, di cosa le vogliamo far diventare. Dall'incontro una proposta concreta tra i media: creare spazi fissi e coordinati dove offrire informazioni e risposte autorevoli sui diritti dei cittadini per la ricostruzione.